Prego, si accomodi. È mezzogiorno. No, allora non può, fermi. Delegato, lui. Delegato. Fermi un attimo. Fermi un attimo. Fermi un attimo. Da questo momento in poi si chiude, aspettate un attimo e poi ragioniamo, ok? Con calma. Il veleno sulla coda della presentazione delle liste comunali a Napoli riguarda la polemica alla scadenza del termine delle 12 tra funzionari del servizio elettorale del Comune di Napoli e due delegati di 6 liste civiche, una al Consiglio Orgoglio Napoletano e 5 alle municipalità. Le liste, secondo quanto hanno riferito i due delegati, avrebbero dovuto sostenere il candidato del centrodestra Catello Maresca. I documenti delle liste sarebbero stati consegnati prima delle 12, ma i delegati sono rimasti all'esterno. Di qui proteste, gride e un tentativo di mediazione che potrebbe portare un'ammissione in extremis oppure con riserva. Sul filo della scadenza, forse alcuni minuti dopo, è stata consegnata anche prima a Napoli la lista che raccoglie i candidati della Lega. Ed è polemica all'interno di Fratelli d'Italia tra Pietro Diodato e Marco Nonno, e entrambi sostengono che l'altro l'ha aggredito. In attesa della composizione del quadro generale che evidenzia una grande partecipazione elettorale, di certo sono ben 7 i candidati a sindaco per la città di Napoli, in ordine alfabetico Antonio Bassolino, indipendente, Matteo Brambilla, anch'egli indipendente per la scissione con il Movimento 5 Stelle, Alessandra Clemente, sostenuta da Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani e Potere al Popolo, Gaetano Manfredi, PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Leu, Mastella e Civiche, Catello Maresca, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Civiche, Giovanni Moscarella, Movimento Novax, Rossella Solombrino, Movimento 24 Agosto. Sarà un settembre caldo per i candidati prima di approdare al voto in programma il 3 e 4 ottobre. L'eventuale ballottaggio è fissato 2 settimane dopo. Da lunedì inizieranno ad alternarsi a Napoli i big dei partiti per sostenere i candidati sindaco. Il primo sarà il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che parteciperà alla presentazione della lista dei candidati al Consiglio Comunale di Napoli e in Piazza Sanità con Gaetano Manfredi per la presentazione della lista del Movimento.